Ragazzi, ripartiamo da dove eravamo rimasti la volta precedente, quindi c'è da menare il coso blu. Hulk carmico qua. Dottor Manhattan più che Hulk. Kanda 16, lotta di forza. Septentrion Aliot sul ponte. Ah, c'è Olga giustamente ancora. Ah, sacra Devanam, Hydra Deus. Indra Deus, non riesco a credere di riuscire a vederlo con i miei occhi, è magnifico. Neanche i colossi possono competere con la sua potenza. Fondersi con la fortezza Karma è diventato l'essere. Fondendosi con la fortezza Karma è diventato l'essere più potente che esista. Viltra sarà purificato col potere della sacerdotessa e dei 7 bilioni di anime che abbiamo accumulato. Poi che ne avete ammazzate, persone? Kagebush, ma questo non distruggerà anche il pianeta? Chi è Kagebush? Forse, o forse solo il Brahmastra. Ora che Lord Deus si è fuso con la fortezza Karma, può dirigere il raggio con una perfetta precisione. Il Sacra Davanam Hydra Deus è invincibile. Va bene. Deus, once the commander of the Eight Guardian Generals, a symbol of Shinkoku Trastrian's military might, and now self-proclaimed god and leader of the Seven Deities, his reign of terror ends now. Piedi di argilla. Perché piedi di argilla? Titolo bizzarro. Vai, vai, andiamo al Kanda. Questa era la conclusione della puntata scorsa, però. Che ce frega. Tutto un errore dell'altra volta, giocato in 2 secondi con una Y. Motorotta? Ma noi vivi, questo è quello che conta. Yasha, Are you alive? disappointed? What happened? Ci siamo schiantati, non è evidente. Where is he? As long as Deus has merged with the Comet Fortress, he has to be in the center where the Mantra Patrol hovers. Dove c'è pure Tofia? Where else? They got Mithra there. Mithra's here. Yes. Let's head towards the center. Dai, 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 che sono iperfomentato. Non capisco come si può arrivare al 18° capitolo se stiamo già a fare schiaffi con Zeus, sinceramente, però c'è niente di male. Figata sta versione. Devo dire che giocando e capendole dopo un po', pure queste sessioni si apprezzano notevolmente. Questo è Matrix. Bilioni, ragazzi, ma siamo pazzi. Possono ammazzare 7 milioni di persone, cioè. Ma ce n'è altre qua in giro.
altra sessione in cui dobbiamo aiutare i cosi. Wow, questa è un attimo. Lasciano uno spiraglietto nei laser, quelli che ti difendono queste cose. Wow. Il pilota, ragazzi. Beh, ha fatto il suo lavoro, però. E l'abbiamo recuperato. Sì, sì, siamo disconnessi da Xbox Live. Su, su. Molto gustosa questa sessione in modo. Corre, ragazzi. Oh mio Dio. Legata da anime? Mitra! Eccolo. Tocca di raggiù lui e poi se via lei. Understand that the true enemy is the will of the planet. Cosa? Che vuol dire la volontà? I do understand, but I must do what I think is right. I am the god that carries the fate of civilization on his shoulders. All who oppose me. You are a danger to my world. Consider your lives forfeit. Vediamolo nella sua forma ultima nel prossimo scontro. Dai, dai, dai. Altra puntata entusiasmante. Usa in un chaku. Che era quello che ci dirà. Yasha, namo Yasha. Ouch.
E piglia sti schiavi, cioè quindi. Con quegli occhialetti gialli, aia. Fighissimo. Vediamo se continua con lui. Chi l'ha visto? Bravo. Occhio. Occhio. Ci sono degli attacchi che capire anche solo come schivarli è difficilissimo. Tipo questi. Direi che la... No! Corri. No! Impegno metticelo, no? Oh. E niente. Via pure Yasha. Oh. E via di nuovo. Ma che figata. Speravo ci fosse una sequenza in cui guidavi entrambi in qualche modo con i controlli. E forse... è arrivata. E dai. Faticaccia, raga. Spettacolo, vero? No! Bene. Ciò nonostante... Hai capito, Zeus? Deus bello l'ha detto male, mi sa, No. Esattamente l'opposto. Sta usando il suo potere per menacce. Save the world. Enough! Ah!
giro l'hai sentita? Once my world is liberated from the coma, I shall cease all the cries. She must suffer until then! Che soddisfazione. Ouch. Mo' è la versione incazzata. And you defeat the truth. That is my intention! Un ottimo inizio. Non ho capito di che era successo, ragazzi. Ne stavo a pigliare troppe. Ragazzi, anche solo avvicinarsi a lui non è così facile. Testata. Testata fotonica stavolta era. Ma Chicco, non me lo fai l'attacco speciale. Vai, 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 corri! Niente, perché era partita l'animazione al rallentatore per lui. E quindi non è testata, usa i pugni quando fa così. Buona saversi. Yes. Stai a sentire? Ah, stai a sentire? Ah, Chicco. Quindi poi i prossimi capitoli sono uccidere Vitra. Cosa cavolo? Uno scimmione. Alfa e Omega, obiettivo sbloccato, vai! Ho la pia che casca. Fra le braccia di papà, su, troppo hanno sudato. È felice. Addio alla base. Le anime tornano alla terra. Oh, oh cacchio, no. So you have power. What do you think
charging at whatever is in front of you can save the world. Peccato il doppiaggio totalmente in desincrono con i movimenti labiali, perché in giapponese. Viltrum. Decisamente Viltrum. O qualunque cosa sia. Eccolo. Bene. Tentacoloni, come piacciono tanto ai giapponesi. È diventato un Metroid. La cucchiaia della terra. Ci pensiamo noi. Yeah. Litra is the will of the planet itself. It will devour all the souls on Gaia. Its power is limitless. All the more reason we must defeat it. Ma poi non muore il pianeta stesso, scusate, è l'essenza. Go to Mithra. No. I shouldn't. You never change. Prima il dovere. Asa, how could I have been defeated? Doesn't matter. I see. So not even you know. And then there is no hope. Mithra. Mithra. C'è zio per te. Uncle? No. I do not deserve to be called your uncle. It is all right, Uncle. Mithra. Where's father? He is there. He fought to save you. But there is still something left we must do. What? Viltrum. We will end all of this, once and for all. Come on. C'è Olga in tutto questo, ragazzi, comunque sia. So naive. It is too loud. You will never do it. Only I. Tu sei morto, vero, fratello? Allora ragazzi, si va col prossimo Kanda. Vai, su. Kanda 17, Via di Argilla, conclusione, illustrazione di Satoshi Sakai. Così per citare ogni tanto, Shintao, sala imperiale. Vostra signoria, c'è poco tempo prima della prossima rinascita di Viltra. Se non iniziamo presto a preparare le misure preventive sarà troppo tardi. Imperatore Strada. Sceglie di non agire è un'altra opzione. I cambiamenti portano opposizione. Shinkoku non risponderà bene.
aspetti che la nostra gente prenda le armi e aspetti il ritorno di Viltro? Dopo che finalmente abbiamo avuto un momento di pace. Dopo ogni risveglio, Viltra si risveglia più potente. La prossima volta le nostre forze non basteranno a domarlo. La velocità con cui la nostra civiltà sta crescendo sorpasserà quella degli impuri. Gli otto guardiani celesti non sono mai stati tanto forti, soprattutto con una sacerdotessa così potente. Ma vostra signoria! Basta! Enough! Ti ho risposto, sei congedato. You're dismissed. Ma invece, ufficio di Zeus, comandante Zeus, è Olga che parla, l'imperatore non ci ha concesso il permesso. Purtroppo no, l'imperatore è interessato solo a proteggere se stesso, dobbiamo sbarazzarcene. Allora saresti tu a sedere sul trono, splendido. Non fraintendere, non voglio diventare l'imperatore, comandante. Il mio destino è di purificare questo pianeta dall'impurità, e se devo essere io quello che guiderà la nostra gente, allora lo sarò. Resterò sempre un guerriero. Una volta che raggiungerò il mio obiettivo, mi dimetterò. In questo modo ti sacrificherai soltanto per il fine ultimo. Il mio obiettivo è stato sempre il fine ultimo. Non voglio sedermi su un trono per il resto dell'eternità. Quindi in realtà veniamo interrotti. The will of the planet, casting a large shadow. It is more terrifying and monstrous than it was long ago. To save the world, Asura must overcome the will of Mother Gaia herself. Ok. Io intanto faccio cosa, come dai, ogni tanto. Ma dai. Ragazzi, allora. Si va con quest'ultima. Kanda 18, punto di rottura, vai. Quindi se sono 22 ci restano questa puntata e altre due, ragazzi. C'ha un occhio sgheggio ormai. Si parte a far la guerra di nuovo, questa volta ai mostri. Bizzarre in questo gioco. Premi start. Bah. Vai. Che belli loro due insieme. Comunque sono proprio contento che la storia ha preso questa piega. Fatemi sapere anche voi che ne pensate, eh? Tocca a menare il pianeta. Vai, fatemi venire su. Ecco perché il pianeta usa cose tipo animali. E di nuovo passiamo attraverso come piace a noi. Troppo,
E no, raga, niente. Pagliacciate. Che belli che siete. Che squadra. Ma guardate che spettacolo sta sequenza, ragazzi. Un grilletto facile. Arriviamo. No, ho fatto un destro. Scusa, caro. Bene. Stiamo a meno vinta, ragazzi. E non è facile schivarlo. Non è per niente facile menarli, ma ora che siamo in furia. Dovuto aspettare. Vai, 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 bruciamolo tutto. Potevi fare una sequenza pure con lui. Vai, andiamo al nucleo. Oh, c'era l'Italia. Scusate per sta fossa, ragazzi. Ma la fai finita? Ma perché devi fare sempre lo scorbuto? Li stanno a sentire minimamente, sembrerebbe. Oh, una meteora siamo diventati. Del pianeta è a favore gli umani, comunque sia. Una lettura interessante, era una faccia quella. Eccola che arriva.
figata sta cosa. Mamma. Ci pensa lei a mandare a casa. Eccolo. C'ha l'occhio ancora un po' sgheggio, però. Che belle ste sequenze, poi sono proprio visivamente molto molto belle. Oh mio Dio, come Shiva. Asura mantra. E Yasha, Yasha mantra pure con. Dai. No. Non mi sono meritato di essere Yasha mantra. Una lettura interessante. Non mi sentirai molto di cacciare. Arriviamo. Povero Yasha, non meritava dove la forza. Occhio. Mamma mia. Perché sta mano può essere piuma o può essere ferro. Diciamo, questa lettura è molto particolare. Ora magari verrò interrotto subito da qualche video, ecco, quindi rimandiamo. Asura. Mica lo so. Ah, guarda quante sono grosse queste braccia. Che non sei un gorilla, pure il corpo ce lo sta suggerendo. Eccolo Viltra. Ma che figata! Ah, abbiamo un potere simile a. Filtra, ecco perché.
niente ragazzi, si va avanti e qua sembra lunga. Cuore di Viltrua. Viltrua. Ma che spettacolo è tutto questo? Arriva. Riesce. Caparbio, ragazzo. This is it, right? Yes, it should be. It better be. It better be. Puntata lunga, ragazzi. Ecco. Cominciamo adesso. Subito. No, 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 da davanti no, da davanti no, da davanti no. Era quello che intendevo. Il piccolo mi sta calmo perché c'ho i super pugni. C'ho la potenza delle braccia. Via. Adesso boh, un mega pugnone. Dove vai? Occhio che questo. No, era B. Ho sbagliato. Sprecato così una rage sana. Non ce la stavo a fare. No, questo. Prende super schiaffi, ragazzi. Ci sto pure io, non c'è solo l'amico mio, me lo vedo. Vido. Giro da rimando, fratello. Dai, dai che spalterna, dai che spalterna. Occhio che sei afflato. Siamo morti. Wow ragazzi, scontro tosto, tosto, tosto. Sta diventando tosta proprio, eh? Ok, devo fare così. Josh!
dentro. La radio non è ancora finita. E finora. In furia, no? Bravo, meno a lui, meno a lui, meno a lui. No, ce l'avevamo quasi fatta. Interrotto.
sbagliato da solo. Va bene, va bene. Sempre le spalle che deve stare. Se sta via con Yasha, perché poi Yasha non c'è la tasca. Oppure sì. Allora, almeno stiamo riuscendo a schivare. Giusto. Terra, 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 terra. Occhio, occhio, occhio. No, 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 no. Dai. No, no, no. Staccalo, 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 staccalo. Finito. Oh, ma è poco male, poco male. È andato a terra. No, non c'era mai X. Sì. Dai che questo passa via parecchio. Dai, dai, dai che sto giro ce l'hanno. Occhio, occhio, occhio. Almeno questa, ragazzi, l'abbiamo imparata a schivare. Sì, a casa. No, non lo so. No, è finita, è finita. Meno, 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 meno. Occhio. Schiva, 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 schiva. No. Stoppalo. Stoppalo. Non lo fare male. Schiva. E meno, 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 meno. Schiva. Meno, 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 meno. Dai, 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 vai in rage, cazzo. Dai, siamo in rage, ragazzi, con questa, eh? Esattamente. Oh. Yasha, mi interrompi così. Bravo Yasha. Bravo Yasha. Ancora. Ancora. Intanto che sta succedendo, ragazzi. Ma per quante ore mi dovete far premere? Grazie.
Mi sono lussato una spalla, ragazzi. Ok. Sudata incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Vediamo se distruggiamo il pianeta, questa cosa. Siamo vivi? Sì, siamo vivi. Eccoci. Malconci, ma vivi. Is it over? È finita. Is it really? Sì, sì. All over. Dai. I don't know. C'è solo un buco su mezzo pianeta, d'altro. Let's go. Mithra is waiting. Dai. Yeah. Right. Che sia finito, ragazzi. Però online si leggono altri due kanda di un'ultima parte. Quindi forse è la conclusione. Mithra. Titoli di coda. Allora, che dire? Intanto, piccola confessione. Quest'ultima volta che avete visto era Dizzy, nel senso che ho provato milioni di volte a Norman e non riuscivo a capire quale fosse la tecnica giusta, anche facendo tutto in modo perfetto. Quindi per cui mi sono rifatto il kanda Dizzy per fare e registrare lo scontro finale col boss, che è stato invece estremamente facile a Dizzy, quindi un bilanciamento forse fra i due livelli un pelo strano. E non riesco a capire le difficoltà del boss, se siano dipese dall'utilizzo dei salti e delle schivate, che però ho provato milioni di volte e sembravano in realtà tutti perfetti, quindi non capisco. E non capisco se c'è qualcosa del sistema di controllo che magari non ho compreso al top, diciamo così, al meglio, o se è proprio il boss che è estremamente tosto, quindi non lo so, magari non ti puoi permettere di sbagliare un errore, oppure c'era qualche pattern da studiare meglio, magari delle zone sicure quando faceva gli attacchi a area, non so. E detto questo, comunque sia molto soddisfacente tutto fin qui. In linea teorica, appunto, ci dovrebbero essere altri due kanda, da quanto si legge in giro, sulla conclusione, e quindi curioso. Io ovviamente dopo, appena finirò, mi chiuderò a fare questo kanda normal fin quando non capirò cos'era e cosa c'era di strano, ecco. Magari poi vi commenterò sotto il video stesso per cercare di capire qual era il punto. C'è gente che l'ha finito hard, quindi c'è da capire il pattern probabilmente e basta. E detto questo, era tardissimo e ho deciso che vi volevo fare questa puntata fatta, quindi fatemi sapere intanto che ve ne è parso fin qui. Io sto, sembra quasi che stia chiudendo una puntata di fine serie, perché in effetti dai titoli sembrano intendere questo. Tra l'altro c'è la musica altissima in questo momento. Detto questo, se ci sarà qualcos'altro la vedrete, altrimenti taglierò. Se ci saranno altri
capitoli e ci rivedremo a breve, insomma, altrimenti taglierò questa parte e uniamo tutto. Oh. Karma 3 End. Obiettivo sbloccato, il karma. Obiettivo sbloccato, Kaching. Vai. Solita carrettata di sbloccabili. Sì, sì, sì. Il ragno, qualcosa mancava infatti. Ragno d'oro, bentornato. È da un po' che non ci si vede. Ti ricordi di me? Hai avuto la meglio su Vitra, Viltroa. Credo che dovrei congratularmi con te. Finalmente è arrivato il momento. Questo mi piacerà. Oh, che maleducato. Stavo parlando da solo. Fai finta che non abbia mai detto niente. Comunque, c'è molto lavoro da sbrigare qui nel Naraka. Per cui, eccomi qui. Ta-dan. Ta-dan. Una cosa del genere, no? To be continued. La storia è ancora lontana dalla conclusione. Per scoprire il vero finale devi prima completare il kanda nascosto. Il kanda nascosto può essere sbloccato ottenendo il voto S in 5 più kanda e a qualsiasi livello di difficoltà, oppure completando 50 più kanda a qualsiasi livello di difficoltà. Ce l'avremmo già sbloccato? Questa è la domanda. Il vero 18° kanda, una svolta degli eventi, è stato sbloccato. Ah, eccolo. Hai sbloccato un nuovo episodio, quindi sì, già abbiamo raggiunto l'achievement che è richiesto, ecco. Vediamo un po' se c'è. E dopodiché ci salutiamo. Una svolta agli eventi, eccolo. Punto di rettura e il vero. Che però giocheremo a normal per vedere se era un problema solo di boss. Ora io intanto imposto, ragazzi, ci si saluta e ci si rivedrà la prossima volta. È stato un piacere fin qui, ciao ragazzi ed alla prossima.